terzo anno consecutivo gli studenti universitari albanesi sono scesi in piazza oggi a Roma per protestare contro i ritardi nel rinnovo del permesso di soggiorno annuale. La legge prevede 20 giorni, ma nella realtà l'attesa arriva anche ad 8 mesi. Ci spiega tutto la nostra Federica Margaritora. Vogliono far valere il loro diritto allo studio nelle nostre università, gli studenti albanesi residenti a Roma. In tutto sono 1.400, quasi la metà di tutti i giovani stranieri che studiano nella capitale. È una piccola rappresentanza quella che manifesta Piazza Esedra, ma le idee sono chiare. Tutti gli immigrati, ma in particolare gli studenti universitari albanesi, hanno il problema dei ritardi dei permessi di soggiorno, che attualmente sono di 8 mesi. Invece la loro durata del permesso di soggiorno è 1 anno, quindi loro praticamente rimangono clandestini. Questo ritardo crea un vuoto di mesi in cui lo studente si ritrova senza un documento di soggiorno valido perché la ricevuta di rinnovo non è sostitutiva. Diverse le conseguenze, dal non potersi presentare negli uffici pubblici al non poter sostenere gli esami. Io l'altro anno dovevo rientrare nel mio paese, in Albania, perché c'avevo un problema familiare. È venuto pure un certificato medico dall'Albania, niente si è preso in considerazione, cioè si sono voluti 7-8 mesi per riavere il mio permesso rinnovato. La prima conseguenza è stato per Natale e Capodanno non potevo tornare a casa a festeggiare con i miei parenti e per di più avevo anche il compleanno del mio fratello e purtroppo non sono stata. La prima conseguenza è stato il fatto che non posso fare nemmeno l'assicurazione sanitaria, perché ci vuole il permesso non scaduto, quindi entro il termine, per pagare i 150 euro per fare l'assicurazione sanitaria. La proposta presentata al viceprefetto di Roma chiede che si crei un ufficio di polizia all'interno dell'università dove presentare le domande di rinnovo, velocizzando i tempi.